Allora, io vorrei aprire subito questa seduta di oggi e lascio la parola al direttore per l'appello. Lozzi, Alabiso, Ariano, Biondo, Candigliota, Carlone, Cerquoni, Ciancio, De Chiara, Di Egidio, Ferrauto, Giannone, Giuliano, Gugliotta, Guido, Gunnella, La Zazzera, Pompei, Principato, Rinaldi, Tosatti, Toti, Triputi, Vitrotti, Zitoli. Presente. 15 presenti, 9 assenti più la Presidente. Sono giustificati Carlone, Gugliotta e Principato. Prima di aprire questa seduta, intanto vi informo che sia il partito di maggioranza mi ha chiesto subito, il gruppo di maggioranza mi ha chiesto stamattina di osservare un minuto di silenzio per il vicebrigadiere Rega, che è stato ucciso in maniera barbara nell'esercizio delle sue funzioni, e simile richiesta, insomma, è condivisa anche dall'amministrazione, quindi io direi di osservare un minuto di silenzio per il nostro concittadino che non c'è più. Allora, gli scrutatori di oggi saranno i consiglieri Gunnella, Triputi e Vitrotti. Apriamo subito la seduta di oggi con la proposta di deliberazione per espressione parere ai sensi dell'articolo 6 del regolamento del decentramento amministrativo sulla proposta di iniziativa consiliare a firma dei consiglieri Seccia, Sturni, Coia, Catini, Bernabei, Calabrese, Paciocco, Iorio, Penna, Ardu e Terranova, modifica e integrazioni alle deliberazioni dell'Assemblea Capitolina numero 31 del 9 giugno del 2017, avente ad oggetto l'introduzione del regolamento sale slot e giochi leciti. E sì, consigliera Triputi. Grazie Presidente. Si sente? Sì. Ok. Buongiorno a tutti.
Questa proposta di deliberazione, avente appunto in oggetto quello che è stato detto poco fa dalla Presidente del Consiglio, va a modificare e integrare alcuni articoli della deliberazione dell'Assemblea Capitolina 31/2017 approvata il 9 giugno appunto del 2017 e riguarda appunto le sale slot e i giochi leciti. È stata discussa sia in Commissione Politiche e Sociali che in Commercio, le quali si sono espresse con parere favorevole. Queste proposte di modifiche si sono rese necessarie a seguito dell'entrata in vigore della legge numero 96 del 9/8/2018, capo terzo, in tema di misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo, noto come il decreto dignità, e della legge regionale numero 7/2018, articolo 77, avente ad oggetto modifiche alla legge 5 agosto del 2013 in tema di disposizioni per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, come da bollettino ufficiale della Regione Lazio numero 86 del 23/10/2018. Gli articoli che ci sono proposti per la modificazione sono: all'articolo 8,1 viene modificato il distanziometro da 350 a 500 metri dai punti sensibili. Questa prescrizione, sancita appunto dalla legge 86/2018, legge regionale, colma un vuoto normativo di 5 anni. Infatti, se noi tutti ricordiamo, quando abbiamo approvato la delibera dell'Assemblea Capitolina, la 31 del 2017, era stato prescritto, era stato sancito appunto nell'articolo il distanziometro di 350 metri, ma ovviamente con un grande punto interrogativo, appunto perché la legge regionale non regolamentava appunto queste distanze. Questo elemento è un elemento indispensabile per regolamentare in città le attività del gioco d'azzardo e quindi in un certo qual modo anche tutelare quei luoghi sensibili che ad oggi non lo sono stati. All'articolo 9,5 il comma sostituisce un comma della deliberazione dell'Assemblea Capitolina 31/2017 in materia di installazioni di insegne luminose o a luminosità intermittente o a messaggio variabile sia all'interno che all'esterno dei locali, nonché qualsiasi altra forma di pubblicità, vietando anche l'affissione dei cartelli pubblicitari su suolo pubblico richiamanti in modo diretto o indiretto l'attività del gioco. Entrando quindi nel dettaglio, in conformità con i principi già contenuti nella legge 189 dell'8 novembre 2012, legge Balduzzi, e nella legge numero 96 del 9/8/2018, il decreto dignità. All'articolo 6,5 lettera D viene introdotto il concetto del sito UNESCO a seguito dell'approvazione della DAC 47/2018 riguardante il centro storico. All'articolo 12 viene completamente sostituito, viene inserito un unico periodo che va a sostituire i due commi. Questo articolo stabilisce che la disciplina degli orari di apertura delle sale da gioco e o le fasce orarie di funzionamento degli apparecchi da gioco con vincita in denaro, previsto dall'articolo 10,6 del TULPS, sono regolamentati appunto dietro ordinanza del sindaco, ai sensi dell'articolo 50,7 del decreto legislativo 267/2000 il TUEL. All'articolo 14,1 viene totalmente sostituito,
per le attività precedentemente autorizzate non sarà più la giunta capitolina, previo apposito provvedimento da emettersi entro 120 giorni dall'approvazione del regolamento, bensì il presente regolamento trova applicazione in ogni sua parte, salvo le prescrizioni di cui all'articolo 6,1 distanziometro 500 metri dai luoghi sensibili, che sarà applicato in caso di trasferimento di sede o ampliamento dei locali con apertura di nuovo o ulteriore ingresso al pubblico. Questo è quanto è, diciamo, la presentazione della deliberazione. Mi riservo poi alle conclusioni di fare l'intervento finale. Grazie. Altri interventi? Se non ci sono interventi, io credo che può passare direttamente all'intervento finale. Grazie. Allora, intanto finalmente Roma ha un regolamento, questo lo dicemmo nel 2017 quando approvammo qui in aula quella proposta di deliberazione che oggi è diventata appunto delibera, e finalmente dopo 5 anni finalmente abbiamo questa regolamentazione delle distanze dai luoghi sensibili. Ci siamo un po' equiparati alle altre città d'Italia, faccio esempio Napoli, Genova, Milano, dove effettivamente un regolamento e delle prescrizioni da parte della regione ci sono. Quindi questo diciamo, ci aiuta in un certo qual modo anche a regolamentare sia le attività commerciali per quanto riguarda il gioco lecito e sia tutelare la salute dei cittadini, perché come ben sappiamo tutti questo tipo di gioco in alcune persone fragili porta alla dipendenza, il famoso GAP e non ludopatia. Sono due cose completamente diverse. E quindi questa regolamentazione va in un certo qual modo a minimizzare i rischi, se non addirittura a prevenirli. Quindi qual è l'obiettivo? È ridurre comunque i rischi, cercare di regolamentare il più possibile attraverso i controlli, attraverso le prescrizioni, chi poi non rispetta le regole appunto del comune. E quindi in un certo qual modo va a disciplinare anche la concessione delle autorizzazioni. La cosa importante che voglio sottolineare è sì il distanziometro dei 500 metri e sì anche il divieto della pubblicità internamente e esternamente ai locali, ma anche è importante perché in commissione ci siamo posti un problema per quanto riguarda quelle attività già esistenti, come ci si poteva regolare. La delibera ci viene in aiuto perché le attività già esistenti rimarranno comunque lì, perché ovviamente non puoi far chiudere un'attività che magari è esistente da 5, 6, 10 anni, ma deve rimanere esattamente così come è stata costituita, quindi non ci devono essere modifiche, non ci devono essere cambi di sede, non ci devono essere per esempio ampliamenti dei locali, eccetera. Quindi con queste modifiche andiamo un po' nel dettaglio appunto della regolamentazione e soprattutto da quello che si evince ci sono un pochino più di ristrettezze, quindi ovviamente tutto passa poi ai controlli della parte amministrativa, quindi noi come commissione vigileremo appunto che vengano applicati questi, una volta approvata, che vengano applicate tutte queste prescrizioni, sperando appunto di poter essere d'aiuto a chi vive, diciamo, dei momenti bui proprio dovuti alla dipendenza dal gioco. Grazie. Dichiarazioni di voto. Consigliere Ciancio. Grazie Presidente, grazie consiglieri. Intanto volevo dire, per quello che ci siamo detti in commissione, per l'analisi che abbiamo fatto, penso che sia un percorso corretto quello di rimodulare la distanza dai punti sensibili. Ho fatto l'esempio della scuola, che naturalmente sotto gli edifici scolastici trovavo assurdo già da allora che ci fossero le macchinette da gioco, quindi
vicino ad altri punti sensibili, per cui dunque queste ristrettezze che il regolamento pone, grazie naturalmente anche alla legge regionale, non dimentichiamola, mi convincono a dire sì, votiamo questo regolamento, perché anche se rimango integralista, nel senso che avrei voluto normalmente che nei locali non ci fossero, ma questa è una cosa molto più grande di noi, abbiamo fatto qualche iniziativa per premiare con la colazione la mattina nei locali, nei bar, dove non ci sono proprio le macchinette, quindi plaudo a quelle iniziative e vorrei che continuassero. Quindi ritrovarsi nei locali dove non ci sono le macchinette, dove non vengono sottratte, perché poi vincono sempre le macchinette, nessuna vincita riesco a vedere, soprattutto la mattina in alcuni bar dove operano e sono nelle vicinanze delle nostre scuole, per cui voto questo provvedimento come già l'ho votato in commissione qualche giorno fa. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Vitrotti. Grazie Presidente, come ha illustrato la Presidente della Commissione Commercio, è un provvedimento che va ad adottare, a recepire e quindi ad inserire e a modificare quella delibera già approvata in Assemblea Capitolina con le ultime normative che sono state votate a livello normativo governativo, diciamo, e che sono entrate in vigore dal 1 gennaio 2019. Per quanto ci si può dal punto di vista delle istituzioni di prossimità e degli enti locali ovviamente impegnare affinché gli esercizi commerciali ci sia una sensibilità maggiore nell'esposizione, nel ridurre, nel confermare delle distanze, e per quanto le normative appunto nazionali, regionali e le disposizioni e le ordinanze che diciamo devono fare i rappresentanti istituzionali, resta in questa grande problema. Resta un vuoto che neanche l'ultima legge però è riuscita a sanare completamente, perché poi è ovvio che noi limitiamo la presenza degli slot o delle insegne luminose, però è ovvio che poi vediamo tutti le persone acquistare i gratta e vinci, che sono ovviamente esposte in bella vista alle spalle nei tabaccai oppure in qualsiasi luogo, anche nei centri commerciali, anche nei supermercati, oppure sappiamo di una possibilità di arrivare a del gioco che viene addirittura definito un'azzardopatia legalizzata, perché c'è tutto un filone che diciamo si occupa quasi del 37%, che non è poco, degli introiti che arrivano da questo mondo, e parliamo di una società come l'ottomatica che potrebbe avere diciamo delle riduzioni dal punto di vista normativo. Quindi è come se poi in tutti questi approcci ci fosse sempre quasi un'ipocrisia nel dirci dobbiamo intervenire lì, però poi abbiamo la videolottery legalizzata, poi abbiamo il gratta e vinci legalizzato. Non è un limite di questo caso specifico, non è un limite di questa normativa sulla quale invece io personalmente, il Partito Democratico, è anche favorevole, perché ha introdotto delle limitazioni, così come quella legge regionale ha introdotto delle distanze giuste che erano sono andate a colmare quel vuoto che c'era, però le possiamo distanziare, ma non ci possiamo non dire che c'è ancora tutto un pezzo che mette a rischio la salute pubblica della popolazione. Sono sempre di più, facciamo un lavoro importante sul gioco d'azzardo nella scorsa consigliatura, dove parlammo anche con gli operatori sanitari, che tra l'altro sono in una difficoltà enorme, perché appunto è un problema talmente stratificato e trasversale sia dal punto di vista generazionale che di genere, che colpisce sia il giovane, il ragazzo, che la persona più anziana.
È ovvio che limitare sì, però resta ancora tanto, diciamo, per poter scardinare questo problema. Quindi leviamo le insegne luminose, però poi esponiamo tutti i gratta e vinci, resta comunque un problema di fondo. Però visto che qui stiamo discutendo, diciamo, di una limitazione, recepimento di una normativa che vede il Comune di Roma recepire, farlo proprio e cercare di intervenire comunque per salvaguardare la cittadinanza, il gruppo del Partito Democratico voterà a favore. Altre dichiarazioni? Ci sono altre dichiarazioni? Consigliera Tripputi. Però possiamo comunque creare un deterrente. Possiamo minimizzare e ridurre un po' i danni, perché i danni ci stanno, è inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Quello che è sconcertante è che proprio Roma ha il 12% di attività di tutto il territorio nazionale, cioè il 12% è tantissimo, Roma, solo Roma. Quindi certo bisognerebbe lavorare un po' più a monte, quindi a livello nazionale, forse anche a livello europeo, perché sappiamo che questo tipo di divertimento, consentitemi il termine, divertimento e svago, un po' ovviamente sopra le righe, porta dei problemi che poi noi riscontriamo a livello sociale. Perché tra l'altro quello che abbiamo evinto durante le commissioni del 2017, studiando approfonditamente, ma anche con l'Osservatorio dell'Azzardo, attraverso Libere, altre associazioni, attraverso operatori sanitari, si è appunto scoperto che questo tipo di sindrome, questo tipo di malattia non colpisce solamente determinate categorie, ma oramai colpisce tutte le categorie sociali, quindi dal benestante all'anziano, al ragazzo, perché c'è anche da dire che colpisce moltissimo l'adolescenza. Noi abbiamo avuto, dico questo e concludo, noi abbiamo avuto in commissione politiche sociali, per esempio, Don Maurizio Mirilli, che è un sacerdote che nel quinto municipio sta combattendo il gioco d'azzardo, proprio perché purtroppo nel suo territorio, nella sua parrocchia, vengono coinvolti ragazzi di 14 anni e quindi lui si è sentito quel dovere morale di fare qualcosa. Quindi è una piaga sociale molto molto grave e molto devastante. Quello che possiamo fare a livello amministrativo e a livello politico è cercare in un certo qual modo di ridurre i danni. Certo è che se ci fosse a monte una regolamentazione diversa per quanto riguarda appunto l'installazione di questi punti gioco, ma soprattutto di queste società che comunque proliferano sul nostro territorio, sarebbe cosa buona e giusta. Il Movimento 5 Stelle a questo provvedimento ovviamente si esprime in modo favorevole. Grazie. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Ah, bene. Sì, all'unanimità viene approvato con 16 voti favorevoli. Allora, il punto successivo è una proposta di risoluzione avente ad oggetto iniziative per la prevenzione dei rischi della sindrome da burnout nei servizi educativi e scolastici del Comune di Roma. Chi vuole? Consigliere Giannone. Grazie Presidente, colleghi consiglieri, presentiamo questa risoluzione che è venuta fuori da un lavoro della Commissione Quinta,
nelle settimane scorse, durante le quali abbiamo audito le poses dei nostri servizi educativi e scolastici del municipio. Durante le audizioni sono venute fuori alcune problematiche e alcuni punti sui quali abbiamo ritenuto importante soffermarci, e questo è uno di questi, appunto. E la sindrome da burnout è una malattia che nasce da un deterioramento che influenza valori, dignità, spirito e volontà delle persone colpite, ed è un può avere un esito patologico, che molti di noi conosciamo, nel senso che ne abbiamo sentito parlare in tanti. E essenzialmente è una sindrome che può dar luogo a un atteggiamento di indifferenza, malevolenza e di cinismo verso i destinatari della propria attività lavorativa, e che in qualche modo è anche abbastanza, una sindrome che porta ad un processo di deterioramento della persona e della sua volontà anche di lavorare, di stare insieme agli altri, e quindi ha dei riflessi molto negativi da molti punti di vista. Abbiamo voluto affrontare questo tema all'interno dei servizi educativi e scolastici, proprio perché riteniamo che sia un contesto molto delicato in cui tutti gli operatori devono in qualche modo vivere e convivere in modo pacifico per il bene dei piccoli utenti. Quindi è importante in qualche modo scongiurare e soprattutto prevenire queste cause, e soprattutto anche avere la possibilità di riconoscere quando ci si sta avvicinando ad una situazione di questo genere, proprio perché esiste la possibilità di seguire delle modalità per poi essere reintrodotti all'interno del mondo lavorativo. Dunque, come commissione abbiamo ascoltato quindi l'esperienza e delle poses dei funzionari, appunto, dei servizi educativi. Ci siamo anche interrogati su in che modo potessimo fare qualcosa per ridurre questo rischio, e nell'atto abbiamo individuato alcuni punti condivisi sia con i commissari ma anche con le poses che ci hanno aiutato in questo percorso, e vado a leggere quello che l'impegna, che secondo noi può essere una modalità per ridurre o quantomeno limitare il problema. Allora, siano inserite in modo stabile iniziative di formazione avente ad oggetto la conoscenza della sindrome da burnout, delle sue caratteristiche, delle cause e dei fattori che possono determinarla, della sintomatologia e delle azioni che possono essere intraprese per prevenirla o per curarla nella proposta formativa obbligatoria per il personale educativo e scolastico. Significa che innanzitutto dobbiamo conoscere, quindi dobbiamo inserire all'interno dei percorsi formativi obbligatori di Roma Capitale per il personale educativo scolastico un elemento di conoscenza, affinché tutti possano sapere come si presenta questa sindrome, per avere poi gli strumenti eventualmente per prevenirla e eventualmente per capire quali possano essere le azioni di cura. Siano previsti progetti specifici per il personale educativo e didattico con cui mettere in campo azioni che coinvolgano attivamente il personale medesimo e che abbiano come obiettivo la prevenzione della sindrome da burnout mediante il rafforzamento delle buone pratiche, dell'ascolto attivo e dell'empatia e della collaborazione tra pari. Una volta conosciuto il fenomeno, bisogna anche mettere in campo delle azioni sociali, quindi all'interno della relazione del gruppo, che in qualche modo
possano essere elementi di prevenzione, quindi cercare anche in modo attivo, eventualmente anche proattivo, attraverso le buone pratiche, l'ascolto, il rafforzamento della relazione tra parti, di prevenire questo fenomeno, questa sindrome. Siano previsti test psicoattitudinali periodici per il personale educativo e scolastico, sia come elemento valutativo in sede di assunzione, sia durante l'intero percorso lavorativo, come strumento di prevenzione. È importantissimo, secondo noi, inserire questi test, perché innanzitutto bisogna avere la possibilità di anticipare attraverso quindi una valutazione periodica quelli che possono essere poi possono sfociare appunto in una sindrome di questo genere. Questo chiaramente a tutela sia dei bambini che sono all'interno, ma anche a tutela stessa del lavoratore. Sia prevista l'istituzione di sportelli di ascolto municipali formati da un'equipe di psicologi costituiti anche con personale esterno mediante accordi di partenariato, che sia di raccordo tra medico competente del lavoro del municipio e l'ASL, che sia a disposizione del personale educativo e scolastico e di tutto il personale che è a contatto con bambini e famiglie e che opera anche una valutazione periodica del fenomeno all'interno dei servizi. Questo che significa? Che con questi sportelli si vuole favorire la possibilità che il personale stesso, una volta venuto a conoscenza di quella che è la sindrome, una volta che ritiene di poter in qualche modo avvicinarsi a una situazione di pericolo, possa avere la possibilità di parlare in modo sicuro e riservato con personale chiaramente formato, esperto e professionale, e possano insieme quindi individuare dei percorsi per evitare quindi il progredire di un'eventuale situazione critica. Questo chiaramente attraverso degli accordi di partenariato all'interno dei municipi stessi, in modo che il personale abbia la possibilità di accedervi in modo autonomo e, come dicevo, riservato. Siano attivati protocolli d'intesa con università, ASL e istituti di ricerca al fine di stringere rapporti di collaborazione aventi come finalità un'analisi dell'evoluzione del fenomeno all'interno dell'amministrazione capitolina per comprenderne le cause e attivare processi di valutazione e attenuazione del rischio della sindrome da burnout all'interno dell'amministrazione. Cosa abbiamo voluto dire? Abbiamo voluto dire che questo fenomeno bisogna anche cercare di prevenirlo studiandolo in modo scientifico, facendo un'analisi del contesto per evitare che alcuni che possibili situazioni all'interno dell'amministrazione possano essere generatrici di situazioni critiche no, che poi possano portare ad una sindrome da burnout. Quindi in questo caso è importante che l'amministrazione si faccia parte attiva per togliere tutti quelli che possono essere degli elementi di rischio generatori di una situazione spiacevole, appunto. E come ultimo punto, attivare percorsi periodici di rivalutazione ed eventuale reinserimento del personale affetto da sindrome da burnout in collaborazione con le strutture sanitarie. Abbiamo voluto inserire quest'ultimo punto perché è giusto che periodicamente si rivalutino le situazioni in cui il personale che in qualche modo sia stato sia caduto in una situazione di questo genere possa avere la possibilità poi di essere reinserito qualora abbia compiuto un percorso di risoluzione della sindrome. Quindi con questo atto noi pensiamo di poter dare un'indicazione efficace su quella che potrebbe essere appunto una prevenzione da rischi dal burnout. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi, vuole fare un altro intervento lei di chiusura? Non è necessario. Dichiarazioni di voto? Non ce ne sono. Ah, consigliera Vitrotti. Grazie Presidente. Allora, il tema è molto delicato e merita per questo anche una certa consapevolezza rispetto a quello che si richiede, perché
sembra quasi che invece questa risoluzione non si capisce qual è il punto di caduta, non si capisce in realtà chi vuole tutelare. Quindi, per farla breve, ma per punti, perché il gruppo del Partito Democratico voterà contrariamente, perché vengono appunto inserite iniziative di formazione di cui noi dovremmo essere consapevoli di chi fa formazione, visto come è stato enunciato nelle premesse, che quando si arriva, diciamo, ad una situazione come lo stato del burnout va accompagnato e va seguito, ma bisogna conoscere quindi i problemi e le conseguenze che sono legate. Quindi, quando parliamo di iniziative di formazione, nella formazione si apre sempre un mondo di cui però non vengono qui citate le garanzie, cioè chi fa formazioni, quali sono gli enti preposti, non si sa. Che abbiano ad oggetto la conoscenza della sindrome, ma almeno il minimo sindacale, diciamo. Ma poi su quello bisognerebbe anche aprire una partita con appunto le sigle sindacali per capire come accompagnare questo processo, perché poi alla fine di tutto questo credo che ci debba essere la tutela delle persone che sono in un momento di difficoltà, perché poi nel settore educativo e scolastico questo è purtroppo un fenomeno che si verifica sempre di più, quindi è giusto trattarlo questo tema, però va fatto anche con una consapevolezza, ripeto, e non mi sembra che sia la misura adatta quella del test psicoattitudinale periodico, tanto più, perché invece di colpevolizzare la persona che si trova in un o isolare o determinare, diciamo, un ulteriore problema al problema che già ha questa la lavoratrice, credo che vada accompagnata, vada anche seguita nel suo percorso, e non credo che il attivare percorsi periodici di rivalutazione sia il percorso adatto, perché che si fa nel frattempo? Fa un percorso, ma dove si può, di cosa si può occupare? Parlo sempre di lavoratori, di lavoratrici, quindi parliamo anche della dignità della persona. Quando parliamo di reinserimento, non solo va fatto a seguito di un percorso, ma nel frattempo dobbiamo anche evitare che queste persone vadano fuori dal circuito e vadano parcheggiate per esempio nel corridoio del municipio, la banalizzo e la estremizzo. Credo che questo serve e su questo si deve fare carico un'istituzione e l'amministrazione se vuole veramente occuparsi di un tema così importante. Credo poi che l'istituzione di sportelli di ascolto municipale, che peraltro già esistono, ma non sono probabilmente adeguati a dare quella risposta, quindi è un tema diverso, è di come all'interno dell'amministrazione si decide di porre questo tema e quindi eventualmente di quale risposte si è in grado di fornire, partendo, diciamo, anche dall'anno zero. Quindi, per le questioni che ho provato ad elencare, per dei percorsi e delle procedure precise che però non vedo in questa risoluzione, per soprattutto la mancanza di un approccio che riguarda la salvaguardia del lavoratore e delle lavoratrici. Tempo scaduto. Dei lavoratori e delle lavoratrici, è ovvio che siamo, diciamo, per quello che riguarda il gruppo del Partito Democratico, non ci sono le condizioni per poter votare favorevolmente questo atto, nonostante il fatto si sia portato all'attenzione di quest'Aula un tema francamente molto importante. Grazie. Altre dichiarazioni? Consigliera Cercone. Intanto io ringrazio per aver portato in aula un tema importante che forse anche di cui si è parlato poco. Non voteremo come Lega né contrari né favorevoli, ci asterremo perché effettivamente condividiamo in parte quello che è stato detto dai colleghi di opposizione, ma il tema è un tema fondamentale e anche soprattutto interessante. Dovremmo in qualche modo occuparcene in modo un po' più approfondito, avendo
contezza e non conoscendo, diciamo, all'interno di questo consiglio dei medici o delle persone che sono specializzate in questo tema, dovremmo forse in questo caso, diciamo, affrontare il tema da un punto di vista anche sanitario e soprattutto per la tutela delle persone che poi sono a contatto, sia per coloro che insomma sono vittime di questa o subiscono questo stato, lo stesso tempo per i bambini e per le persone che sono a contatto dall'altra parte, quindi che ricevono e che sono a contatto con queste persone. Per questo motivo e per il fatto che il tema è importante ma trattato in alcuni tratti con non puntualità, ci asterremo dal votare l'atto. Grazie. Altre dichiarazioni? Passiamo a votazione. Consigliere Giannone. Allora, il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente questo atto che è passato in almeno 3 commissioni, quindi dire che non si è parlato, non se ne è parlato è forse un po' impreciso. Ne abbiamo parlato almeno in 3 commissioni, adesso non vorrei sbagliare, e più volte. E il fatto che non si sia approfondito e che non ci siano gli aspetti sanitari chiaramente è una motivazione che mi lascia un po' così sorpreso, perché in effetti noi non siamo un'amministrazione che si occupa di sanità ma di altro. Riguardo diciamo i test di valutazione periodici che sono stati inseriti, la loro motivazione è di carattere preventivo e non accusatorio, per questo motivo noi non possiamo sicuramente accettare queste motivazioni che invece... Scusi, ma è una risposta a noi? Questa è una dichiarazione di voto? Sto dichiarando le motivazioni per cui, ritengo che sia invece un atto, essendo un atto di indirizzo, importante e che vada a dare delle indicazioni importanti al Campidoglio affinché prenda in considerazione la sindrome, questa problematica in modo più pesante. Quindi è esattamente il contrario di quello che ho sentito oggi in aula dichiarare dall'altra parte. Pertanto noi voteremo convintamente favorevoli. Grazie. Votazione. Ah, mi scusi. Grazie Presidente, io vedo che prima guardava da questa parte, io ero intento a fare la dichiarazione di voto, non per altro, per ricordare il motivo. Io ho partecipato alle commissioni, anzi sul fatto dei corsi, dei test, anche l'altro giorno la consulta della scuola aveva programmato una specie di corso, no? In cui non si sapeva chi poteva essere il formatore, ho detto di no in commissione su quella proposta e dico no anche oggi su questa proposta che non guarda realmente a chi procura il danno prima di guardare alle cause. E chi procura il danno, cioè da dove arriva il danno, è lì che bisogna intervenire. Se una persona dopo risultati straordinari, come nel 1930 i primi atleti che hanno contratto questa forma così di depressione, anche oggi dovremmo analizzare prima di tutto la causa. Quindi se vogliamo intervenire sulle persone che lavorano con i nostri piccoli utenti, con i ragazzini alla scuola d'infanzia, ricordando peraltro che esiste una scuola dell'infanzia comunale dove noi siamo autorizzati ad intervenire nell'ecito delle forme stabilite, ma nelle statali poi lì cambia tutto. Allora che facciamo? Una formazione in un modo e una formazione in un'altra? Chi provvede alla formazione nelle scuole d'infanzia statale, che sono quelle che poi entrano, le sai bene Presidente, anche nel dimensionamento, mentre i piccoli fantasmini delle scuole comunali nessuno ne tiene in forma e in considerazione.
proprio per questo motivo in cui si mette il tutto e di più, basta fare delle carte senza analizzare la questione, io dico riguardate un po' alcune posizioni, se fate pubblicità nelle scuole o se invece portate dei progetti che possono dare realtà di quello che succede oggi sia nelle scuole dell'infanzia alla scuola di secondo grado, perché non guardiamo con attenzione, state guardando solamente a riunirvi con delle persone che vivono un momento drammatico proponendo della panacea, quando in effetti bisognerebbe pensare a chi determina le cause dell'esaurimento, chi determina le cause dell'esaurimento nelle scuole. Grazie, per questo motivo ribadisco che su alcuni punti potrei essere d'accordo dopo che si faccia un'analisi congruente che valga in tutte le direzioni. Grazie, comunque voterò contrario a questo atto. Votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Presidente, volevo fare un attimo un richiamo generale, un po'. Un attimo solo, che... un attimo. Sì, di lei. L'atto... Scusate, mi fate andare avanti? Allora, l'atto viene approvato dal Consiglio con 13 voti favorevoli, 2 contrari ed 1 astenuto. Con permesso, allora volevo richiamare un attimo un po' tutti i consiglieri, tutti, non è che c'è uno particolare, in dichiarazione di voto di attenersi a chiarire le motivazioni del voto, lo dico a tutti, non è che mi sto rivolgendo a una parte specifica, in generale, ecco tutto qua, prego la Presidenza insomma di far rispettare questa cosa, grazie. Ma ci provo da 3 anni, però è impossibile, l'ho capito. Col prossimo punto. Allora, il prossimo punto è la proposta di risoluzione avente ad oggetto inserimento di una sezione nel portale di Roma Capitale dedicata al contrasto alla violenza di genere, adeguatamente segnalata con icona o banner nella home page. Chi vuole? Consigliera Lazzazzera. Funziona? Sì. Grazie Presidente. Allora, viviamo nell'era digitale o era dell'informazione. Si intende dunque la fase storica caratterizzata dall'ampia diffusione che hanno avuto i vari prodotti digitali e tutta quella serie di cambiamenti sociali, economici e politici avvenuti in merito all'avvento della digitalizzazione di gran parte degli accessi all'informazione. Quindi la diffusione degli strumenti digitali è indispensabile per facilitare l'utilizzo dei servizi e molti studi dimostrano che le persone riconoscono e associano le immagini più velocemente rispetto alle parole. E nel mondo estremamente multimediale in cui viviamo al giorno d'oggi questo concetto è ancora più marcato. Nel portale di Roma Capitale le informazioni, seppur presenti, non sono sempre facilmente individuabili ad un primo impatto visivo ed intuitivo. Considerato che si ravvisa sempre più la necessità di aumentare con ogni metodo l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini al fine di contrastare sul nascere la violenza di genere e la ricerca di un metodo facile per ritrovare tali risorse, che per l'utenza interessata sarebbe utile la presenza nel portale di Roma Capitale di una specifica sezione dedicata a contenere tutti i servizi offerti da Roma Capitale alla cittadinanza per contrastare il fenomeno della violenza contro le donne, come ad esempio il numero 1522, la mappa dei centri antiviolenza, le case rifugio, le case di semiautonomia, le associazioni che operano sul territorio. Che è compito precipuo di Roma Capitale far sì che l'amministrazione possa agevolare i cittadini in tali dinamiche di divulgazione e veicolazione delle informazioni. Quindi tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio del Municipio 7 impegna la Presidente e l'assessore di competenza ad interfacciarsi con la Sindaca e con l'assessore di Roma Semplice, nonché delegato alle pari opportunità,
al fine di verificare la possibilità di inserire nel portale di Roma Capitale una sezione specifica che offra gli strumenti idonei a contrastare la violenza di genere, a evidenziare questa sezione in maniera adeguata nella home page del sito con un'icona o un banner dedicato. Grazie. Interventi? Ci sono interventi? No? Vuole fare l'intervento finale? Non c'è bisogno. Dichiarazioni di voto? Vitrotti. Presidente, approfitto per fare un richiamo generale invece a lei, se poi può vedere anche un tecnico per i nostri, noi siamo 3-4, non funzionano i microfoni, grazie. E, vista la pausa estiva, magari possiamo chiedere di supportarci in questo, la ringrazio. E, assolutamente favorevole all'atto. Però, come ho già fatto in altre occasioni e come ribadiamo, diciamo, alla città da un po' di tempo, ma perché abbiamo letto purtroppo una nota che ormai sta girando, che è del Ministero dell'Interno, che elenca tutta una serie di sgomberi, oltre alle sedi virtuali e mettere, diciamo, sulle bacheche di Roma Capitale tutto quello che si fa in modo digitale, in modo scritto, in modo in qualsiasi modo per contrastare la violenza sulle donne è assolutamente da condividere e da sostenere, però non possiamo non fare una riflessione anche sul fatto che stiamo penalizzando purtroppo in questi anni le sedi delle istituzionali e non delle donne, i luoghi delle donne. Parlo per il nostro municipio del luogo di Luce e Siesta, che come sapete è anche dentro quella serie di sgomberi che sono previsti, e la Casa delle Donne. Quindi vanno bene i percorsi, i banner dove si mette in evidenza tutto quello che può fare l'amministrazione, ma l'amministrazione deve anche salvaguardare e lavorare per mantenere i luoghi fisici aperti e che discutono e che contrastano quotidianamente sul territorio la violenza sulle donne. Grazie. Quindi per questo, come ho detto all'inizio, siamo favorevoli. Sì, io vorrei ricordare un po' a tutti che quando si tratta di risoluzione bisogna scrivere risolve, non impegna, e invito il primo firmatario a correggere la risoluzione, va corretta la risoluzione, se il primo firmatario viene mette la firma così la inviano corretta. No, no, la correggiamo, assolutamente, le correggiamo? Sì, è chiaramente un riusare lo stesso formato, no? Si possono correggere? Presidente, forse tutti i firmatari dovrebbero firmare il cambiamento. Basta, anzi, firmo pure. È un errore, un refuso, basta il primo firmatario. Non cambia niente, non cambia il contenuto della risoluzione, non c'è da prendere. È una richiesta degli uffici, non è una scelta dei consiglieri. Andiamo avanti. Cambiare la realtà che andava scritta in un certo modo, non è che c'entrano tutti. Certo, l'amministrazione dice che è stata scritta male. Tutto qui. Io concordo e va corretta. Allora, prossimo punto. Ah, vero, scusatemi. Andiamo avanti. Altre dichiarazioni? Sì, consigliere Ciancio. Per dire assolutamente votiamo questo atto, a prescindere dal risolve che ritengo cosa buona e giusta, fare i documenti in modo congruente, puntuale e preciso. Naturalmente sarei stato d'accordo comunque, però ritengo che in una risoluzione in cui il primo firmatario vada a modificare l'impegna o il risolve, perché non può impegnare, è ovvio. È una dichiarazione di voto. Ho detto che voto,
ho detto che io voto l'atto, l'avrei votato comunque, però per essere puntuale io dico che altre volte abbiamo addirittura telefonato dal primo all'ultimo firmatario per firmare qualsiasi cambiamento nell'atto che si vota. Ciò lei ha deciso che va bene lo stesso, io lo voto e spero che sia una cosa, come dire, normale questo iter di cambiare in corso d'opera gli atti presentati. Grazie. Allora, per chiarezza io le ricordo che molte volte in questo Consiglio sono state fatte modifiche formali e non sostanziali e il direttore le ha sempre passate perché non si è cambiato una virgola sull'impegno o sul risolve, è solamente una modifica formale richiesta dagli uffici per correttezza, c'è un refuso, è evidente che si è usato un altro documento e ci si è scritto sopra, è un errore, la vogliamo dire così, se volete lo scriviamo a tutti i giornali, è un errore, non mi dite addirittura che bisogna su una cosa formale chiamare, telefonare tutti quanti, non lo voglio neanche sentire, veramente andiamo avanti. Sì, dichiarazione di... Più che una dichiarazione, a questo punto mi scuso per l'errore che ho fatto doppiamente oggi, perché ho presentato due risoluzioni, quindi ho fatto due errori. Mi scuso con tutti. Grazie. Si vota? Votate? Favorevole. Ci sono state tutte le dichiarazioni? Bene, allora, votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata all'unanimità con 16 voti favorevoli. Siamo al successivo. Oggi molti punti. Allora, il successivo è la proposta di risoluzione avente ad oggetto intitolazione della piazza detta Mercato, sita in via del Fosso di Sant'Andrea, angolo via del Fosso Centroni, ad Armando Guerci. Chi vuole relazionare? Consigliere Rinaldi. Allora, si tratta appunto della piazza che è stata acquisita da questa amministrazione ormai un anno e mezzo fa, credo, più o meno. Diciamo che la risoluzione descrive un po' qual è stato tutto il percorso, quindi vado a leggere l'atto. Allora, l'oggetto abbiamo detto, premesso che la piazza in oggetto è un'opera a scomputo degli oneri concessori realizzata dall'Associazione Consortile di Recupero Urbano Centrone Villa Segni nell'ambito del piano particolareggiato di zona O numero 36. Questa amministrazione sin dal suo insediamento si è attivata con determinazione per l'acquisizione delle opere a scomputo realizzate da Agro e soggetto attuatori privati nel territorio del Municipio 7. Grazie all'azione di questa amministrazione la piazza è stata acquisita a patrimonio di Roma Capitale nel mese di marzo del 2016. Considerato che quest'anno ricorre il ventennale della morte di Armando Guerci, nato a Matelica nel 1930, deceduto a novembre del 1999 a Roma, Armando Guerci sin dagli anni 70 si è prodigato facendosi portatore delle richieste dei cittadini in una delle periferie più estreme di Roma. Fondatore del primo comitato di quartiere di Centroni nel 1973, è stato protagonista di tante battaglie in favore del proprio territorio. Tra queste possiamo ricordare quelle per la realizzazione degli impianti fognari, di distribuzione idrica del gas metano, per l'illuminazione pubblica, la costruzione del plesso scolastico di via del Fosso di Sant'Andrea, il trasporto pubblico e la partecipazione alla costituzione dell'ACRU, Centroni Villa Segni, e l'inserimento della zona di Colle Tappi nel perimetro del piano particolareggiato di zona O numero 35 e Campo Romano Ponte Linari. L'impegno per il territorio continuò sino a quando una grave malattia pose fine alla sua esistenza. Preso atto che questa amministrazione nell'aprile 2019 ha promosso un percorso partecipativo per l'attribuzione del nome alla piazza, che il percorso partecipativo, conclusosi nel mese di luglio 2019, ha visto il coinvolgimento attivo del territorio nella presentazione delle proposte e nella scelta del nome, che l'esito della votazione ha sancito il nome di Armando Guerci come quello con il quale sarà intitolata la piazza, e visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Sesta nella seduta del 24/7/19, per i motivi espressi in narrativa, risolve di impegnare la Presidente e la Giunta Municipale ad attivarsi presso gli uffici competenti per intitolare la piazza in oggetto al cittadino Armando Guerci. Grazie.
altri interventi? Non ci sono interventi. Consigliera Triputi. Grazie Presidente, io colgo l'occasione appunto della presentazione di questa risoluzione per ribadire già quanto ci siamo detti in un'assemblea cittadina, l'attenzione che questa amministrazione ha nei confronti delle estreme periferie, in particolare Centroni. Per quanto riguarda le mie deleghe, questo è già un buon inizio, in quanto ci concentreremo, come già detto in assemblea cittadina, ci concentreremo appunto su quella piazza, in quanto sopralluoghi effettuati ci siamo resi conto in effetti che a livello commerciale quella zona è un po' priva di tanti servizi, quindi cercheremo di avviare un percorso condiviso con i residenti in modo che possiamo realizzare magari dei progetti utili appunto per i cittadini stessi. Grazie. Altri interventi? No, allora dichiarazioni di voto. Votazione. Sì. Il gruppo del Partito Democratico ha firmato questo atto e nella sua esposizione non c'è molto da aggiungere, quindi la scelta che viene dal basso di voler intitolare una parte del quartiere alla figura che più di ogni altro ha lasciato, diciamo, in quella periferia anche un messaggio che successivamente i rappresentanti del comitato di quartiere hanno cercato di portare avanti anche nelle fasi più complicate, perché purtroppo i problemi che sono intorno alla periferia estrema del nostro territorio non sono di facile risoluzione, tante volte non basta neanche la volontà del municipio, come abbiamo visto tante volte ci sono degli ostacoli nelle maglie dei dipartimenti, ci sono delle pratiche che non tornano e volontà che non sempre sono chiare, però almeno quando c'è da lasciare un segno e cercare di dare anche un esempio e di ripartire da quell'esempio per dare anche un'attenzione, ma anche praticamente e concretamente un sostegno a quello che serve nelle periferie della nostra città e del nostro municipio, ovviamente per noi è un momento di non possiamo tirarci indietro. Ci tengo perché il consigliere Gugliotta non è qui per questioni personali, ma insomma il consigliere Gugliotta si spende da tanto tempo e quindi personalmente mi ha chiesto di sostenerlo, diciamo, anche in questa battaglia e di mettere anche il Partito Democratico in prima fila nelle scelte che nel corso degli anni ha anche portato avanti con non poca fatica. Quindi per questo, per le ragioni che sono state espresse all'interno dell'atto, per le motivazioni che nascono e che hanno fatto nascere quell'atto, per il percorso in sé e per la figura che è stata scelta dalla cittadinanza e dai cittadini stessi, il Partito Democratico ovviamente è favorevole. Altre dichiarazioni? Consigliere Rinaldi. Brevemente, visto che quest'atto è la formalizzazione di una volontà popolare espressa con un percorso democratico, il Movimento 5 Stelle ovviamente voterà positivamente. Altre dichiarazioni? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Non è mia intenzione fare la voce fuori dal coro, ma al di là della persona che non conosco e sarà sicuramente apprezzabile, persona stimata eccetera, e però questo passaggio, come dice il collega democratico,
diciamo forse questa democratizzazione è stata un po' così, forse un po' superficiale, un pochino più anche forse un po' veloce nel fare questo. Insomma, io al di là della persona in se stessa, con tutto il rispetto, ripeto, però poi una piazza, una situazione insomma di un quadrante dovrebbe avere una forma un po' più istituzionale, ufficiale, quindi non qualcosa che debba essere collegato per forza ad una figura che anche per quanto possa essere insomma essere stata positiva in quel quadrante sicuramente, però non rende il fatto di poter comunque considerare quello spazio cittadino con una cosa istituzionale, quindi un nome più diciamo di nomenclatura, di, come si dice, di passaggio amministrativo, insomma, non so come dirlo, però la piazza lì poteva avere un nome diverso, non riferito alle persone, anche perché se cominciamo a fare così dovremmo dedicare numerosi spazi a numerose persone, quindi poi creeremmo un po' quello che è il riferimento. Ripeto, prima che possa essere strumentalizzato, non ho nulla, Presidente, contro questa persona, ci mancherebbe, non la conosco, però lo faccio con un ragionamento a monte, a priori, quindi ecco, aver utilizzato un sistema che logicamente di quadrante a dire come vuoi chiamare quella piazza, logicamente chi sta lì e chi era vicino a questa persona è normale che dedica il suo pensiero a questa persona, è ovvio, no? Quindi per quanto riguarda Fratelli d'Italia, noi non vogliamo essere contro la persona, ma ci asteniamo dal sistema, dal metodo. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni, a questo punto direi di passare alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Approvata la risoluzione con 15 voti favorevoli e 2 astenuti. Siamo all'ultimo punto di oggi ed è la proposta di risoluzione avente ad oggetto la promozione e diffusione del progetto Chiara, chi ti ama ti rispetta, progetto educativo scolastico contro la violenza di genere. Consigliera Lazzazzera, abbiamo anche qui il problema. Grazie Presidente. Okay. Allora, questo progetto denominato Chiara, nasce dall'idea di creare un percorso di sensibilizzazione al tema della violenza maschile sulle donne, indirizzato alle ragazze e ragazze di istituti di istruzione di Roma. È stato ideato e strutturato in Assessorato Roma Semplice, col supporto del Dipartimento Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità e del contributo gratuito di professionisti da anni impegnati su questa tematica. Hanno partecipato alla fase sperimentale alcuni istituti, ma molte scuole sono state interpellate e si sono dichiarate interessate a partecipare per il prossimo anno scolastico. L'elemento chiave del progetto è la partecipazione dei testimoni diretti, l'esperienza vissuta e raccontata. Se pensiamo che i partner di violenza e vittimizzazione si possono sviluppare anche nella prima adolescenza, diventando velocemente difficili da correggere, di conseguenza le misure di prevenzione primaria hanno un ruolo essenziale nella lotta contro la violenza di genere, in quanto le scuole e gli altri centri di istruzione sono una componente fondamentale della vita degli adolescenti e uno dei principali contesti in cui si svolge la socializzazione di genere.
così come i luoghi in cui si formano e si rafforzano i comportamenti verso se stessi e gli altri. Questo tipo di lavoro continua a sottolineare l'importanza dei programmi di finanziamento all'interno dell'Unione Europea, che danno priorità alla parità di genere e alla lotta contro la violenza di genere, compresi i programmi di prevenzione primaria che mirano a fornire ai giovani di tutta Europa le conoscenze e le competenze necessarie per vivere una vita sana e più responsabile. Quindi, considerato che Roma Capitale ha promosso per gli istituti romani di istruzione secondaria il progetto Chiara, chi ti ama ti rispetta, per la prevenzione e il contrasto degli stereotipi e della violenza di genere nelle scuole, che il progetto si sviluppa intorno a tre azioni chiave. Informare, perché si parla di femminicidio, i dati del fenomeno, le molteplici forme e modalità che assume la violenza, il ruolo delle forze dell'ordine e dei centri antiviolenza. Sensibilizzare attraverso il racconto in prima persona di testimoni diretti. Si punta a rendere il fenomeno meno astratto e lontano, suscitare emozioni ed empatia, per far comprendere che non esiste un profilo della donna tipo che subisce violenza o dell'uomo tipo che la pratica, a non sottovalutare i fenomeni anche piccoli di molestie, soprusi, stalking. E infine educare alla vita emotiva socio-affettiva, per sostenere un'adeguata maturazione affettiva e relazionale come strumento prioritario di lotta agli stereotipi e di prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. Quindi, per quanto premesso e considerato, il Consiglio del Municipio VII risolve la Presidente e gli assessori di competenza ad interfacciarsi con la Sindaca e gli assessori competenti di Roma Capitale per la promozione e la diffusione del progetto Chiara in tutti gli istituti di istruzione secondaria del Municipio VII, già promosso nella sua fase pilota dall'amministrazione capitolina, con il coinvolgimento dei testimoni diretti, donne vittime e familiari. Che il progetto venga integrato a pieno titolo nella pianificazione delle azioni per la prevenzione del contrasto alla violenza di genere negli istituti di istruzione superiore. Che per la diffusione, promozione e pianificazione nelle scuole del nostro territorio il progetto Chiara sia sostenuto attraverso gli stanziamenti capitolini dedicati, secondo quanto previsto e attuato per la fase pilota sviluppata nell'anno scolastico 2018-2019. Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Vuole fare un altro intervento conclusivo? No. Dichiarazioni di voto? Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Allora, non ho fatto l'intervento perché comunque sia c'è poco da aggiungere, la collega ha ben rappresentato, insomma, quello che dovrebbe essere il progetto, quello che è il fine, quello che il municipio ha intenzione di fare e quello che sarà, insomma, la programmazione successiva e il suo intendimento. Quindi, nel dire che Fratelli d'Italia è ottimamente favorevole, volevo aggiungere però sull'ultimo pezzo dell'impegno, è normale che tutto lì sta il trucco, no? Nel senso che la volontà poi a volte non rimanga fine a se stessa e quindi quando si dice per la diffusione, promozione e pianificazione nelle scuole del nostro territorio il progetto sia sostenuto attraverso gli stanziamenti capitolini dedicati. Questa riga, queste 1, 2, 3, 4, 5, 6 parole si scrivono facilmente, ovviamente, perché non è difficile metterle, però poi per ottenere quello che poi significano ci vuole del lavoro, ci vuole una volontà e ci vuole una determinazione precisamente politica nell'individuare e nell'allocare delle risorse adeguate. Quindi ho preferito nella dichiarazione evidenziare questo passaggio alla collega che
della Commissione, a tutti i consiglieri, ovviamente di maggioranza, che dovranno fare questo lavoro e provvedere a questa identificazione di capitolo economico dedicato a questo progetto. Non dovrebbe essere una cosa ovviamente difficile, però conoscendo le maglie della burocrazia amministrativa e del nostro Comune di Roma, non immagino che non sia del tutto scontato. E quindi al fine che questa situazione possa prendere corpo e dare il massimo del suo rendimento, del suo risultato, ha bisogno però che venga identificata e venga supportata da voci precise, da capitoli di spesa e da un intendimento politico che permetta il suo sviluppo e il suo radicamento e quindi anche il risultato conseguenziale. Quindi mi auguro che presto possiamo sentire dalla parte interessata, quindi anche in quest'Aula, il risultato di questa azione. Grazie. Altre dichiarazioni? No? Allora, se non ci sono dichiarazioni, procediamo alla votazione. Favorevoli? Sì. Contrari? Astenuti. Sì, all'unanimità viene approvata la risoluzione con 17 voti favorevoli e il Consiglio chiude qui, sono le 10:27, 10:30.